elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica. Così è Venezia, gemma del panorama turistico veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la storia di questa città. Capitale per oltre un millennio della Serenissima Repubblica di Venezia, essa con i suoi splendori accumulati nel tempo racconta le influenze orientali, soprattutto quelle greco-bizantine, che si sono perfettamente amalgamate con gli stili tipici del territorio, creando un connubio artistico unico nel suo genere. La città sorge dall'acqua come un miracolo di pietra, miracolo che nasce dalla fatica e dall'ingegno dei veneziani che hanno costruito un capolavoro di ingegneria e bellezza. Prima di iniziare a edificare i palazzi che si affacciano sui canali, venivano piantati sul fondo, così da renderlo più solido, dei pali di legno, di quercia, larice e abete provenienti dalle vicine montagne e trasportati per via fluviale. Sopra venivano appoggiate delle tavole molto spesse ed uno strato di blocchi di pietra bianca d'Istria. Da qui si alzavano i muri di fondazione. In altre parole, è come se Venezia fosse costruita su un bosco a testa in giù. I pali, infissi sul fondo di fango, sono isolati dall'ossigeno che altrimenti li farebbe deteriorare. Per conoscere e apprezzare fino in fondo Venezia, bisogna viverla a piedi, perdendosi nel suo intrico di canali e ponti, esplorarne ogni angolo che svela il suo tesoro nascosto, fatto di piccole botteghe artigianali o localini in cui è possibile assaporare le specialità del posto. Un luogo unico e originale è la Libreria dell'Acqua Alta. È così chiamata perché durante i periodi in cui si alza il livello nei canali, l'acqua entra all'interno di essa. Per salvaguardare i libri vengono utilizzate gondole, vasche da bagno e canoe. Essa rappresenta appieno lo spirito di Venezia, confusionario, labirintico, ma incredibilmente pieno di storia, racconti e bellezza. Certo, si deve faticare un po' per cercare il libro che si vuole, ma ne vale sicuramente la pena. Cuore pulsante di Venezia è la splendida Piazza San Marco, che è l'unico spazio urbano della città che assume propriamente il nome di piazza, in quanto tutti gli altri luoghi di questa forma sono definiti campi. È racchiusa tra le procuratie vecchie e nuove e quelle nuovissime. Presenta uno sviluppo architettonico di rara suggestione sul complesso monumentale dell'omonima basilica e lo svettante campanile di San Marco, alla cui base si trova la loggetta del Sansovino, un piccolo edificio ideato come un arco trionfale nato per accogliere i patrizi in procinto di accedere alle sedi di governo dislocate in San Marco. La Torre dei Mori con l'orologio astronomico partecipa all'armonia e alla bellezza della piazza. Sullo stesso quadrante sono visibili anche le fasi lunari e la posizione del sole nello zodiaco. Il tempo viene scandito da una campana colpita da due statue poste ai lati di essa. La Basilica di San Marco riassume in sé con opulenta eleganza stili differenti, impreziositi ed armonizzati da sontuose decorazioni. La facciata marmorea risale al XIII secolo e presenta mosaici, bassorilievi e una grande quantità di materiale di spoglio eterogeneo. Ciò le dà la caratteristica policromia che si combina con i complessi effetti di chiaroscuro dovuti alle multiforme aperture e al gioco dei volumi. Una vera e propria foresta di colonne, composta da più di 400 elementi, la ricopre e le lunette le danno un effetto di leggerezza ed eleganza. La chiesa contiene i resti dell'Evangelista Marco, un tempo custodite ad Alessandria d'Egitto, ma trafugate da due mercanti veneziani. Attraverso profondi portali ad arco si entra nel Nartesce, che gira intorno ai fianchi della chiesa,
permettendo ai fedeli una sosta per un raccoglimento quasi mistico in un luogo inondato da soffusa luce d'oro. Nel Nartesh si trovano rappresentati gli episodi del Vecchio Testamento, che vanno dalla creazione del mondo e di Adamo ed Eva, fino alla vita di Giuseppe, passando per le storie dell'Arca di Noè, della Torre di Babele e di Mosè. È possibile seguire la narrazione come se si trattasse di un'enorme Bibbia spalancata per poter essere compresa dai fedeli. Per circa 1000 anni la basilica ha avuto la funzione di cappella ducale e quindi di dipendenza diretta dal doge e la funzione di chiesa di Stato. Per questo motivo era sede di cerimonie ufficiali come la benedizione dei soldati che partivano per la guerra o l'esposizione delle bandiere strappate ai nemici. L'interno, incredibilmente ricco, mostra le colonne, i pilastri e il pavimento ricoperti di preziosi marmi colorati. Le pareti, le volte, le cupole sono invece rivestite di mosaici su fondo oro che alterano e dilatano lo spazio, rendendolo suggestivamente rarefatto. Non vi è massa né peso in questa chiesa, eppure l'edificio è sorretto da possenti pilastri e coperto da volte grandiose che dovrebbero richiamare alla mente l'architettura ampia e distesa dell'antico impero romano. Ma i mosaici attutiscono ogni effetto di pesantezza. La potente struttura muraria è oscurata da un predominante gioco cromatico che, grazie alla luce del sole che penetra dalle finestre, colora lo spazio con i riflessi dorati e azzurri dei mosaici. I mosaici sviluppano il tema della gloria della Chiesa, che secondo un antico schema bizantino serviva ad accompagnare e completare le cerimonie liturgiche. La piazzetta San Marco si affaccia sulla laguna. Il lato occidentale dell'area è caratterizzato dalla presenza della facciata sansoviana della Biblioteca Marciana, i cui piani superiori ospitano le sedi del Museo Archeologico e della Biblioteca Nazionale. Il lato orientale è occupato da un'ala del Palazzo Ducale. Qui si incontrano le colonne di San Marco e San Teodoro, dedicate rispettivamente all'attuale e al primo patrono della città. Tra di esse venivano eseguite le sentenze di morte, tra cui quella del Fornaretto e del Conte di Carmagnola. Palazzo Ducale è stato, fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, residenza del Doge, palazzo pubblico e luogo di amministrazione della giustizia, il simbolo più alto e più ricco della civiltà veneziana, della sua storia culturale, militare, politica ed economica. Il cortile è completamente cinto da portici sormontati da logge. Le due facciate interne meridionale e occidentale, in mattoni, conservano il caratteristico aspetto gotico veneziano, mentre quella orientale è caratterizzata da una decorazione marmorea in stile rinascimentale. Il quarto lato del cortile è occupato dal porticato Foscari, di fronte al quale parte il monumentale scalone conosciuto come Scalone dei Giganti. Più prezioso di una reggia, più monumentale di un palazzo pubblico, più elegante di una dimora principesca, Palazzo Ducale ha soprattutto conservato tutto il fascino e la suggestione di uno dei più splendidi edifici mai costruiti. Attorno ad esso sono fiorite leggende e si sono consolidati miti che hanno fatto grande e celebre Venezia e il suo governo millenario. La scala d'oro, organizzata in 5 rampe, è così chiamata per le ricche decorazioni stucco bianco e foglia d'oro zecchino della volta, e venne realizzata per separare gli spazi dedicati alla privata abitazione del doge dal Palazzo di Giustizia, porta dalle logge ai due piani superiori. La sala delle 4 porte introduce alla parte pubblica del palazzo.
Il soffitto a botte con decorazione a stucchi eseguito dal Bombarda ospita affreschi a soggetto mitologico e raffigurazioni di città e regioni sotto il dominio veneto realizzati da Tintoretto. Questa decorazione vuole mostrare la fondazione di Venezia, la sua indipendenza sin dalle origini e la missione storica dell'aristocrazia. Le opere alle pareti, tra cui il Doge Antonio Grimani in adorazione davanti alla fede e San Marco in gloria di Tiziano, furono realizzate solo alla fine del Cinquecento. Una celebre tela del Tiepolo rappresenta Venezia che riceve da Nettuno i doni del mare. Nella sala dell'Anticollegio, tra le opere del Veronese, del Tintoretto e di Alessandro Vittoria, le delegazioni attendevano di essere ricevute dalla Signoria di Venezia. La volta è coperta da ricchissimi stucchi che racchiudono affreschi di Paolo Veronese. Nell'ottagono al centro, nelle tinte squillanti del Veronese, è dipinta Venezia nell'atto di conferire onori e ricompense. Tra le varie opere di Tintoretto sono i quattro dipinti mitologici ai lati delle porte. Questo ciclo, le cui tele sono simmetricamente disposte in cornice a stucco, basato su un programma iconografico molto complesso, è una delle maggiori opere del pittore in ambito mitologico e allegorico. La sala del collegio era destinata alle riunioni del Collegio dei Savi e della Serenissima Signoria. Qui si ricevevano gli ambasciatori stranieri ed era perciò necessario che la sala fosse particolarmente sontuosa. Le tele del soffitto sono del Veronese e celebrano il buon governo della Repubblica, la fede su cui esso riposa e le virtù che lo guidano e lo rafforzano. La grande tela posta sopra il tribunale è di Paolo Veronese ed esalta la prestigiosa vittoria ottenuta a Lepanto il 7 ottobre 1571 dalla flotta cristiana su quella turca, con il prevalente contributo di navi e uomini veneziani. La sala del Senato è detta anche dei pregadi perché il Doge pregava i membri di partecipare alle riunioni, ospitava le adunanze del Senato, l'organo deputato a sovrintendere le materie economico-finanziarie e la politica estera. Divenne una sorta di comitato ristretto del Maggior Consiglio a cui avevano accesso solo gli esponenti delle famiglie più abbienti. Tintoretto e la sua bottega sono gli autori di alcune opere in cui si nota la preminente figura di Cristo. È forse un'allusione alle funzioni di conclave riservate al Senato nella elezione del Doge, tutelata dal Figlio di Dio. La sala del Consiglio dei Dieci era destinata alla riunione dell'omonimo organo, ristretto e onnipotente, deputato alla sicurezza dello Stato, a cui partecipava anche il Doge. I membri prendevano posto su un podio ligneo semicircolare dal quale si discutevano delle indagini e dei processi contro i nemici dello Stato. Un passaggio segreto ricavato in un'armadiatura a legno conduceva alla retrostante stanza dei tre capi. Le decorazioni sono di Ponchino, Veronese e Zelotti con temi riguardanti la giustizia. Il soffitto della sala costituisce l'opera di debutto di Paolo Veronese nella scena veneziana. La sala della bussola fungeva da anticamera per coloro che erano stati convocati dalle potenti magistrature e deve il nome alla grande bussola lignea che conduce negli adiacenti ambienti giudiziari. I dipinti alle pareti celebrano le vittorie del Carmagnola. La sala della Quarantia Civil Vecchia era destinata alla giustizia civile del territorio veneziano e dei domini marittimi.
Si tratta di una delle sale più antiche del palazzo, anche se il suo aspetto è caratterizzato dalla presenza di numerosi dipinti risalenti al XVII secolo. La sala del Guariento ospita ciò che resta dell'affresco con l'incoronazione della Vergine e le gerarchie celesti, realizzato dal Guariento per la parete orientale della sala del Maggior Consiglio. L'affresco venne quasi completamente distrutto da un violento incendio scoppiato nel 1577. La sala del Maggior Consiglio è la più grande e maestosa di Palazzo Ducale. Qui si tenevano le assemblee della più importante magistratura dello Stato veneziano, un organismo molto antico formato da tutti i patrizi veneziani, a prescindere dal prestigio, dai meriti o dalle ricchezze. Il Maggior Consiglio aveva diritto di controllo su tutte le altre magistrature e cariche dello Stato. In questa sala si effettuavano anche le prime fasi dell'elezione del doge, che proseguivano in quella dello scrutinio. Ogni domenica, al suono della campana di San Marco, i membri si riunivano sotto la presidenza del doge, che sedeva al centro della pedana, mentre i consiglieri occupavano seggi disposti secondo la lunghezza della sala, in file doppie, dandosi la schiena. Dopo un incendio, la sala fu nuovamente decorata da artisti come Veronese, Jacopo e Domenico Tintoretto, Palma il Giovane. Alle pareti con episodi della storia veneziana, sul soffitto con le gesta di cittadini valorosi e le virtù, mentre lo spazio centrale fu riservato alla glorificazione della Repubblica. Sotto il soffitto corre un fregio con i ritratti dei primi 76 dogi della storia veneziana. Ogni doge ha un cartiglio che riporta le opere più importanti del suo dogado. Il doge Marin Faliero, che tentò un colpo di Stato, è rappresentato da un drappo nero come cancellazione totale del suo nome e della sua immagine. Lungo un'intera parete, dietro al trono, si staglia la più grande tela del mondo, il Paradiso, realizzata da Jacopo Tintoretto e dalla sua bottega. La sala dello scrutinio era il luogo deputato agli scrutini delle frequenti e continue deliberazioni delle assemblee della Repubblica. L'attuale decorazione fu realizzata dopo un disastroso incendio. Nei diversi comparti sono riprodotti episodi di storia militare che esaltano le gesta dei veneziani, con particolare riferimento alla conquista dell'impero marittimo. Le pareti raccontano le battaglie vinte dall'809 al 1656, con dipinti raffiguranti le vittorie navali dei veneziani in Oriente, oltre a quella relativa alla conquista di Padova del 1405, tra cui la battaglia di Lepanto. I dipinti furono commissionati quasi tutti a Tintoretto, a Veronese e ai loro allievi. Tuttavia vi furono alcune variazioni nel programma, cosicché alcuni dipinti sono stati aggiunti nel secolo successivo. La sala dello scrigno conteneva il libro d'oro in cui venivano registrati lo stato civile dei patrizi, quindi nascite e matrimoni dal 1500 al 1581. Poiché dopo l'abolizione del sistema elettivo era stato definitivamente consacrato il principio ereditario, si rese necessario adottare i criteri sempre più rigorosi per l'accertamento della legittimità di discendenza, pena l'esclusione dall'ingresso nel Maggior Consiglio. Cannaregio è uno dei sestieri in cui è suddivisa Venezia, è il più esteso e anche il più popolato. Il nome si presume derivi o dalla presenza in tempi passati di vasti canneti, oppure dal nome che aveva il canale che lo attraversa, ossia il Canal Regio, che unisce la laguna al Canal Grande. Qui si trova il ghetto veneziano, dove nel 1516 una legge del Senato della Repubblica stabilì la residenza coatta degli ebrei. È una piccola insula circondata da un anello d'acqua con due soli accessi che erano sorvegliati durante la notte. La particolarità del luogo è determinata dagli edifici molto alti, a più piani, per poter accogliere il maggior numero di persone.
L'impossibilità della comunità ebraica ad espandersi nel tessuto cittadino favorì la costruzione di nuove abitazioni sfruttando l'altezza. La parola ghetto trae origine dalla parola veneziana ghetto, che deriva dalle fonderie presenti in questa località, che gettavano o fondevano i metalli, fabbricando cannoni e rifornendo l'arsenale. Nel campo del ghetto nuovo, cuore del ghetto ebraico, si affacciano le sinagoghe più antiche, il museo ebraico, i banchi dei pegni e le abitazioni. Le sinagoghe sono difficilmente riconoscibili dall'esterno, essendo ricavate all'interno di palazzi preesistenti, e si trovano tutte all'ultimo piano, perché per la religione non può esserci nulla di terreno al di sopra della sinagoga. Il monumento all'Olocausto è dedicato dalla comunità ebraica ai suoi deportati. Un tempo nel ghetto di Venezia erano fiorenti le attività bancarie e tipografiche. All'interno del ghetto erano presenti tre banchi di pegno, il rosso, il verde e il nero, detti così per il colore delle ricevute che venivano consegnate ai clienti. Questa attività era inizialmente svolta dai cristiani nel Monte di Pietà. Ritenuta contraria ai dettami della religione cristiana, fu chiusa e allora venne imposta per legge alla comunità ebraica. A Campo dei Mori si incontrano le statue di tre fratelli, Rioba, Sandi e Alfani, chiamati Mori poiché provenienti dalla Morea, l'attuale Peloponneso. Secondo la leggenda, questi tre mercanti erano disonesti, per cui furono tramutati in pietra. Avrebbero vissuto nel palazzo Mastelli del Cammello. Nel sestiere di Cannaregio si trova la residenza di Jacopo Robusti, detto Tintoretto. Si tratta di un edificio risalente al 1400 che sulla sua caratteristica casa rossa ha delle splendide trifore. Qui il famoso pittore trascorse la sua intera esistenza fino alla morte nel 1594. Sempre in questo sestiere troviamo la chiesa della Madonna dell'Orto. La facciata in cotto è una testimonianza della transizione dallo stile romanico al gotico e dal gotico al rinascimentale. La chiesa della Madonna dell'Orto deve il suo nome ad una storia molto particolare. Il parroco dell'epoca commissionò una statua della Vergine, ma deluso del risultato dello scultore la lasciò nel proprio orto. Narra la leggenda che di notte la statua iniziò a emanare dei bagliori di luce che attirarono presto i fedeli che cominciarono a venerarla. Al suo interno la struttura conserva opere d'arte di straordinario valore, in particolare alcuni fondamentali lavori di Tintoretto. Egli lasciò nel santuario 10 splendide opere e non solo. Nel lato destro dell'abside riposano infatti le sue spoglie. La chiesa dell'Abbazia della Misericordia è una delle più antiche di Venezia. Nel 1659 vi è stata applicata una facciata monumentale in pietra e in seguito ha subito vari rimaneggiamenti. Da allora appartiene all'Ordine dei Servi di Maria, che lo ha conservato fino alla seconda metà del secolo scorso, quando è passata
in mani private, oggi sconsacrata e sede di esposizioni. Il Ponte di Rialto è uno dei quattro ponti, insieme al Ponte dell'Accademia, al Ponte degli Scalzi e al Ponte della Costituzione, che attraversano il Canal Grande. A un'unica arcata ospita 24 caratteristiche botteghe. Attraversando una suggestiva e brumosa piazza San Marco e dando un'occhiata al famoso Ponte dei Sospiri che unisce Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove, ci spostiamo nel sestiere di Castello. La chiesa di San Zaccaria accoglie le spoglie del santo, padre di San Giovanni Battista, che erano state donate dall'imperatore bizantino Leone V alla città di Venezia per rafforzarne l'amicizia. Alla prima struttura si aggiunse un convento di suore benedettine. In campo Santa Maria Formosa troviamo la chiesa di Santa Maria Formosa, che deve il suo nome alla vaga forma della Madonna apparsa nel 639 a San Magno di Oderzo. L'antica chiesa venne rinnovata dopo un incendio nel 1106. Una volta l'anno il doge si recava qui in preghiera nel giorno della purificazione di Maria per ricordare la liberazione da parte dei membri della scuola dei Casseleri di 12 fanciulle rapite dai pirati narentani. Gli ospedaletti furono la più antica tradizione di ricovero per anziani, vedove, orfane, indigenti creata a Venezia. Qui nacque la tradizione di istruire gli orfani nelle arti e nelle lettere, secondo le inclinazioni di ciascuno, e vi sorse una famosa scuola di musica e di canto gregoriano. Li vediamo ovunque, nelle corti, nei campi, negli slarghi, e spesso ci sembrano degli abbellimenti architettonici in una città già di per sé spettacolare. Ma i pozzi a Venezia sono, o perlomeno erano, molto di più. Vi si raccoglieva e si filtrava l'acqua piovana, sfruttando la natura argillosa e quindi sostanzialmente impermeabile del sottosuolo veneziano. San Lazzaro, oasi di pace e di spiritualità, è una piccola isola dove ha sede il monastero dei monaci armeni dell'ordine dei Mechitaristi, che si installarono qui nel 1717. Inizialmente l'isola fu sede di una comunità di benedettini, poi casa di lebbrosi e quindi alloggio per malati e poveri. Dal XVIII secolo l'isola ospita una delle più importanti comunità armene del nostro paese, custodendone l'impressionante patrimonio culturale raccolto e prodotto nel corso dei decenni. Con una tipografia interna, una biblioteca che conserva tuttora manoscritti rari e con una serie di opere artistiche di enorme valore donate da fedeli e devoti, San Lazzaro è uno scrigno di inestimabile valore. Nel giardino colorato da roseti, i monaci raccolgono i petali dei fiori che usano per produrre la profumata Vartanusch marmellata. È sopravvissuto in virtù della sua eccezionale produzione scientifico-letteraria, anche alle soppressioni monastiche d'epoca napoleonica.
Ci inoltriamo nel sestiere di Dorsoduro. Il nome deriva dal fatto che la zona in passato era occupata da un terreno saldo, meno paludoso rispetto a quello di altre parti della città. Qui si trovano molti degli edifici universitari. In questo sestiere troviamo anche il campo San Barnaba, celebre per essere stato protagonista con la chiesa che vi sorge di una scena del film Indiana Jones e l'ultima crociata. La chiesa di San Pantaleon ha un primato, sul soffitto presenta un dipinto mastodontico eseguito ad olio su tela che rappresenta il martirio del santo. Dalle fondamenta delle zattere si può osservare l'isola della Giudecca con la chiesa del Redentore e il molino Stuchi, caduto in disuso e oggi centro congressi e hotel della catena Hilton. Nel sestiere d'Orsoduro sorge Palazzo Caddario, dimora affacciata sul Canal Grande, su cui si dice gravi una maledizione da secoli, complici anche i tragici avvenimenti che hanno visto protagonisti gli inquilini passati. La chiesa di San Gregorio si presenta con una facciata romanica a capanna. La soluzione architettonica scelta per la Basilica della Salute era assolutamente rivoluzionaria per l'epoca. Il grandioso monumento a pianta ottagonale, completamente rivestito di pietra d'Istria, venne costruito all'interno di un tessuto urbano assai modesto che ne risaltava la bellezza. Nell'interno sei cappelle si innestano intorno allo spazio centrale coperto da un'alta cupola sorretta da 8 enormi pilastri. L'altare maggiore presenta le sculture di Jos Le Cour del 1670. La basilica racchiude anche numerosi capolavori come il sacrificio di Isacco, Davide e Golia di Tiziano e le nozze di Cana del Tintoretto. Ogni angolo di Venezia è una sorpresa, una prospettiva diversa e una curiosità inaspettata come le famose bocche di leone. Sono incastonate sulla facciata di alcuni edifici e in esse, a partire dalla fine del XVI secolo, potevano essere introdotte denunce di crimini o malversazioni. Una volta introdotto nella fessura, il biglietto finiva nella cassetta di legno che si apriva dall'altra parte del muro in corrispondenza dell'ufficio a cui la denuncia era rivolta. La Scuola Grande di San Marco è un bel edificio rinascimentale con la facciata riccamente decorata e maestralmente articolata con fregi e statue. La trecentesca Basilica dei Santi Giovanni e Paolo è uno degli edifici medievali religiosi più imponenti di Venezia. Numerosi dogi e celebri personaggi riposano qui. Sulla piazza antistante si trova il monumento a Bartolomeo Colleoni, capitano della Repubblica della Serenissima. Nel suo testamento lasciò una cospicua somma alla città con il vincolo che gli fosse eretto un monumento davanti San Marco. Poiché un antico divieto impediva l'erezione di statue in piazza San Marco, il governo astutamente deliberò la costruzione del monumento, ma sulla piazza davanti alla scuola di San Marco. La Scuola Grande di San Rocco fu realizzata da Antonio Abbondi, detto lo Scarpagnino. Le scuole grandi erano a Venezia delle confraternite composte da laici, borghesi, che si riunivano nel nome di Cristo, della Vergine o di un santo patrono, con finalità di culto e di mutuo soccorso. La facciata è in stile rinascimentale, con cerchi intarsiati di marmo colorato, serpentina e porfido. Tutte le colonne scanalate sono circondate da ghirlande, una di vite, una di alloro, un'altra di quercia. La Scuola Grande di San Rocco è conosciuta per la straordinaria raccolta di opere del Tintoretto.
La scuola grande di San Rocco fu la sola delle antiche scuole a sopravvivere alla caduta della Repubblica. Le altre sei furono soppresse per decreto napoleonico. Oggi essa è ancora attiva sul territorio e svolge quotidianamente la propria missione caritatevole grazie alla collaborazione dei suoi 300 confratelli. È un luogo eccezionale dove 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria in un edificio che dalla sua costruzione non ha quasi subito modifiche. La sala capitolare era usata per le riunioni plenarie dai confratelli. Un ciclo di 33 dipinti che fu iniziato dal soffitto dove le tele maggiori raccontano il cammino del popolo ebraico verso la terra promessa. Le tele principali delle pareti illustrano invece gli episodi del Nuovo Testamento. La sala capitolare è interamente rivestita da addossali in noce, racchiusi tra bizzarre sculture allegoriche che rappresentano un programma iconografico moraleggiante, basato sulla contrapposizione di vizi e virtù e concluso con un omaggio alle arti della scultura e della pittura. La sala dell'albergo era il luogo in cui si riuniva il governo della scuola. Il ciclo pittorico qua presente rappresenta la passione di Cristo. Alla gara indetta dalla scuola parteciparono tutti i più grandi artisti del tempo, ma fu Tintoretto ad aggiudicarsi la commissione con un abile stratagemma. In luogo dei soliti bozzetti, egli collocò la tela con San Rocco in gloria già in loco. La soluzione fu vincente e al pittore toccò la decorazione della sala con storie della passione di Cristo. La sala terrena è divisa in tre navate da due filari di colonne e contiene 8 grandi tele che mostrano episodi relativi alla vita della Vergine e all'infanzia di Gesù. Attigua all'omonima scuola grande, la chiesa di San Rocco, decorata da numerose statue, ha la facciata settecentesca che riprende i moduli compositivi della scuola stessa. Tintoretto si occupò anche della decorazione della chiesa, per la quale realizzò 4 tele con storie di San Rocco, le cui spoglie sono custodite nella sontuosa e straordinaria tomba-altare del presbiterio.
La Basilica di Santa Maria Gloriosa, detta dai veneziani dei Frari, cioè dei Frati, è uno dei più alti esempi di gotico veneziano. Per estensione è la più grande chiesa della città ed è arricchita con ben 17 altari monumentali e da innumerevoli opere d'arte. Ad opere pittoriche di importanti artisti si affiancano le tombe e i monumenti funebri di numerose personalità legate a Venezia, tra cui Claudio Monteverdi, lo stesso Tiziano, Antonio Canova e numerosi doci. Situata in un terreno al tempo paludoso, bonificato dai frati francescani, la prima chiesa dedicata alla Madonna diventò presto insufficiente per i fedeli e fu sostituita con una a tre navate e poi con una ancora più ampia intorno alla fine del 300. A dare lustro alla Basilica dei Frari fu la ricchissima famiglia De Pesaro, alla quale nel 1478 venne concessa la sacrestia quale cappella gentilizia di famiglia e luogo di sepoltura. Grazie al loro apporto venne eretta la nona abside di forma pentagonale e terminato l'altare maggiore, reso celebre dalla decorazione di Tiziano, nota come la Pala dell'Assunta. Nel XIX secolo, in periodo napoleonico, i padri francescani furono allontanati dalla chiesa, che fu restituita loro solo nel 1922. È l'unica importante chiesa italiana ad aver conservato un grande coro circondato da un alto muro al termine della navata centrale, in posizione antistante all'altare maggiore, secondo l'uso medievale.